fresco di riconferma come ambasciatore del Patto Climatico Europeo, quali sono le prime sensazioni? Ma le sensazioni è che diciamo, qualcosa si sta muovendo, non solo a livello europeo come è sempre stato, ma anche in Italia inizia a essere quella questione dell'azione climatica e delle politiche climatiche in generale una questione piuttosto sentita. Il punto è che sempre però a livello di istituzioni c'è sempre un po' carenza, diciamo, sotto questo perché si inizia a parlare, però è arrivato il momento dell'azione, appunto, climatica. Protagonisti del cambiamento climatico sono i piccoli comuni e le piccole realtà. Quali sono le azioni che questi potrebbero intraprendere per andare incontro anche a livello fattivo alla crisi energetica? Ma sotto il profilo, diciamo, della territorialità è senz'altro una dimensione molto importante, perché poi le politiche chiaramente riguardano, specialmente quelle dell'Unione Europea, sono normate e regolamentate a livello continentale, ovviamente, a livello di Unione, meglio. Però la questione climatica intanto non è legata a confini, da una parte, quindi comunque riguarda un po' tutto il pianeta, tutti i continenti, tutti i paesi membri dell'Unione Europea e all'interno di questo tutti i territori. A livello di operatività, specialmente per quello che riguarda le politiche di adattamento, cioè quelle che dovrebbero andare appunto a occuparsi della diminuzione degli impatti che il clima sta avendo e potrà avere nei territori, sono le realtà principalmente interessate. Che cosa si può fare? Intanto c'è nella procedura di valutazione, e siamo ora nella fase di osservazioni, il Ministero ha in corso la revisione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, quindi sarebbe opportuno anche che tutte le realtà, a partire diciamo anche dalla Regione che abbiamo peraltro qui dietro alle nostre spalle, e dei singoli territori e dei singoli comuni, prendessero visione, oltre che coscienza, diciamo, di questa problematica, prendessero visione del piano e formulare eventuali osservazioni, perché poi saranno i territori quelli più interessati dall'azione vera e propria. Sarà importante, immagino, anche fare squadra, soprattutto per le piccole realtà. Beh sì, senz'altro, come dicevamo prima, è un problema di talmente ampia scala che nessuno può andare avanti da solo, come dice qualcuno, no? C'è il noto detto, nessuno si salva da solo, ed è vero. Il punto è che però ogni territorio ha delle sue proprie peculiarità, le problematiche che può avere la costa sono diverse da quelle che può avere la montagna. Noi abbiamo problemi con l'innevamento, per esempio, quindi al di là di tutte quelle che sono le politiche commerciali e di sviluppo del turismo, che andrebbero a questo punto però ripensate, perché non si può pensare che il problema della montagna si risolve per quanto riguarda il turismo con l'innevamento artificiale, con lo zero termico che si sta spostando sempre più in alto. Questo porta a cascata una serie di conseguenze, principalmente la siccità, perché comunque ha fatto negli ultimi 18-24 mesi poca neve, sta piovendo pochissimo, e questo si ripercuote a valle nei corsi d'acqua, quindi nei fiumi e nei laghi. È notizia proprio di questi giorni che stiamo vivendo di fatto una nuova situazione di siccità, specialmente nel nord Italia in questo momento, ma ne avremo senz'altro le ricascate anche noi, con una situazione nella quale il Po ieri è stato misurato in provincia di Reggio Emilia con quasi 4,5 metri sotto i minimi, quindi una situazione che di fatto sta ricalcando quello che però era l'estate scorsa, quindi stiamo parlando di una situazione luglio-agosto anticipata a febbraio. Per quello che riguarda la costa invece, per esempio, ci saranno tutti i problemi dell'erosione delle coste e comunque dell'innalzamento del livello del mare, perché alla fine ci sarà comunque un problema legato anche non solo, diciamo, a come verranno vissute le attività antropiche oltre che civili e industriali e commerciali, ma quello legato ai corsi d'acqua con l'aumento del fenomeno del cuneo salino. Questo già anche nel Po si è verificato già a partire dall'anno scorso, con
un fenomeno combinato dell'innalzamento del livello delle acque del mare, che quindi porta verso l'interno, come dire, è collegato alla siccità, quindi alla bassa portata dei fiumi, che porta acqua salata dentro i corsi di acqua dolce, con tutto quello che ne possa conseguire a livello di agricoltura, di pesca e di tutto quello che è collegato a questo tipo di attività. Spesso tra le critiche alle azioni pro clima ci sono quelle della salvaguardia ambientale, spesso estremizzate. Fino a che punto i limiti della salvaguardia ambientale possono tangere l'azione della protezione climatica? Ma diciamo che in questi anni c'è una parte di ambientalismo che tanti danni ha fatto nell'ambientalismo anche in Italia. Per quello che riguarda per esempio la questione dei nuovi impianti, l'autorizzazione di nuovi impianti di energie rinnovabili, da fonti rinnovabili, quindi fotovoltaico e eolico in modo particolare, spesso ci si è scontrati con il no, a prescindere, con la logica del NIMBY, not in my backyard, di alcune comunità, perché con la scusa che spesso e volentieri è stata sollevata l'eccezione della tutela del paesaggio. Allora, intanto c'è da chiarire che il paesaggio non è un concetto immobile, ma evolve con l'evoluzione dell'umanità. E soprattutto, poiché sappiamo oggi dalla scienza mondiale del clima, quindi non dice né Paolo Della Ventura, né Ferdinando Cotugno, né Enrico Rosati, né Pichetto Fratin, soprattutto non lo dice Pichetto Fratin, ma è la scienza mondiale del clima che dice che per evitare la catastrofe bisogna andare l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Per fare questo ovviamente c'è bisogno che vengano autorizzate le nuove strutture, c'è un problema di autorizzazioni e spesso questo appunto viene sollevato la questione del paesaggio. Allora, la controeccezione immediata che viene da dire è che così continuando non ci sarà alcun paesaggio da tutelare, nel senso che i cambiamenti climatici porteranno degli stravolgimenti climatici, questo lo stiamo vedendo ora in questi giorni in Neozelanda, dove per la terza volta nella storia sta vivendo ha vissuto una alluvione catastrofica, lo stiamo vedendo in Brasile, lo vedremo purtroppo nel corso dei prossimi mesi con la siccità in Italia, ma anche con i fenomeni estremi legati al ciclo dell'acqua. Quindi allora, a un certo punto bisogna valutare e mettere sulla bilancia che cosa è necessario tutelare e come è necessario tutelare, perché per quello che riguarda per esempio gli impianti eolici c'è da dire che spesso e volentieri sono collocati comunque in zone che non arrecano danni all'ambiente, al paesaggio. Anche qui in provincia dell'Aquila abbiamo un parco eolico tra Collarmele e Cerchio, altri comuni limitrofi non li hanno voluti perché per tutelare il Falco Pellegrino. Ora, mi verrebbe da dire che il Falco Pellegrino non è stupido, non si va a mettere dentro le pale, perché gli uccelli sono dotati comunque di sistemi, oltre che di vista molto più acuto di quello dell'uomo, sistemi di volo che ovviamente impediscono, insomma, a meno che non siano dei soggetti particolari anche lì. E quindi la domanda che rivolgo un po' a tutti è: che cosa vogliamo tutelare? Un paesaggio che vedrà terreni riarsi, bruciati dagli incendi, coltivazioni distrutte, o comunque una filiera di pale eoliche che produrranno energia pulita a mare o a terra? Questa è una domanda e una valutazione che tocca fare un po' a tutti. Grazie mille.